Il nuovo stadio di Frosinone si farà e si farà subito. Le ruspe inizieranno a scavare da lunedì perché poche ore fa è stato rimosso l'ultimo ostacolo e l'annuncio fatto nel pomeriggio dal sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani. Qual era l'ostacolo che rischiava di bloccare tutto? Era un ricorso alla Corte dei Conti presentato dai consiglieri comunali di opposizione. I magistrati contabili lo hanno respinto. Prima conseguenza, giovedì sera la Cassa Depositi e Prestiti ha sbloccato il finanziamento da 4 milioni di euro. Ieri è stato fatto il provvedimento e ora c'è la notifica. Adesso, insomma, ci sono anche i soldi. Lo stadio avrà una capienza iniziale di 12.546 posti, che verrà portata a 16.135. Il comune realizzerà il primo lotto, il partner privato farà l'ampliamento. Il progetto riserva curva nord e curva sud ai tifosi di casa, lascia 780 posti per gli ospiti, che però possono diventare fino a 3.000 se arrivano squadre con tifoserie numerose. Il settore ospiti è progettato tra la tribuna centrale e la curva sud. E proprio la sud, con i suoi 2.751 posti, diventerà la curva ospiti quando ci saranno le gare contro le big. La Nord avrà 2.800 posti che verranno portati a 3.000. Le tribune saranno all'inglese, senza barriere, previsti 75 posti per i tifosi a mobilità ridotta. Il sindaco prevede di consegnare lo stadio al gestore entro 5 mesi. A quel punto sarà il partner privato a dover effettuare gli altri. Si prevede di esordire per Natale o la prima gara del nuovo anno. Se dovessero emergere problemi c'è un piano B, la deroga per il vecchio Matusa. E se la Lega non dovesse ritenerlo abbastanza sicuro, è già pronto il piano C. La normativa attualmente in vigore prevede che venga indicato un terzo stadio al momento in cui gli atti vengono depositati in Lega per la domanda di iscrizione della squadra di Serie A. Stiamo parlando con più di un comune a livello anche peninsulare, quindi all'interno del centro-sud, per capire dove è possibile avere questa ulteriore possibilità. Siamo a buon punto con almeno due grandi realtà del nostro paese, dovrà decidere naturalmente a quel punto sia l'autorità amministrativa sia l'autorità sportiva in senso stretto, quindi riteniamo da qui alle prossime 48 ore di definire anche questa ulteriore parte. Una delle possibili alternative di emergenza è il Partenio di Avellino. Il nome dello stadio. I tifosi della Curva Nord hanno proposto di intitolare lo stadio a Benito Stirpe. A fare la scelta sarà il partner privato. Ma chi sarà questo partner? Molto probabilmente la società, ma ci sono già altri interessati. Nella gestione dello stadio noi daremo la possibilità non soltanto di utilizzare la struttura sportiva in senso stretto, ma anche circa 2.000 metri quadri di nuove volumetrie commerciali che verranno realizzate all'interno del Matusa, con la possibilità di una ulteriore espansione per arrivare a 4.500 metri quadri di commerciali di servizi. Tutto questo serve a radicare quella che è la perfezione del quadro economico-finanziario e quindi per dare la possibilità all'investitore privato di avere un investimento di ritorno nel giro di circa 30 anni o in un periodo maggiore o superiore. Quello sarà il periodo in cui verrà modulato l'investimento all'interno del cosiddetto piano economico-finanziario.